Con il comunicato ufficiale diramato nella mattinata si è chiuso tutto l'iter burocratico che ha condotto allo Zauri 2.0. Il 44enne allenatore di Pescina proprio oggi ha diretto i primi allenamenti del Pescara, al mattino al Poggio, al pomeriggio allo stadio Ughetto di Febo di Silvi. Zauri, unica novità di uno staff, per il resto confermato, restano il vice Cristiano Del Grosso, calciatore di Zauri nella stagione 19-20, il meccanalist Filippo D'Alessio, il preparatore dei portieri Luca Aprile e il preparatore atletico Ermanno Ciotti, che di Zauri è collaboratore di vecchia data. I due facevano parte dello staff di Massimo Oddo e Ciotti è stato preparatore con Zauri in primavera nella stagione 18-19 e in prima squadra l'anno successivo. Rispetto alla gestione Auteri spicca intanto un aspetto: se l'allenatore siciliano disponeva in prima persona ogni singolo momento delle sedute e i collaboratori avevano un ruolo più marginale, con Zauri questi ultimi sono più coinvolti nella direzione delle operazioni, più dentro il campo. Il neotecnico non si dovrebbe discostare dall'assetto tattico mostrato dal Pescara nell'ultimo periodo. Si riparte dal 4-3-3. Qualche novità per quanto riguarda gli interpreti: Derisio, che è stato il mediano basso davanti alla difesa, Frangiflutti è uomo della prima impostazione con Auteri, ora potrebbe lasciare questo ruolo a uno tra Pontisso e Memusciai, andandosi a giocare una maglia da mezzala con Diambo e Pompetti. In avanti probabile il ricorso al tridente Dursi Ferrari Clemenza, anche stante le condizioni tutt'altro che buone di Rauti, che ha saltato le sedute odierne al pari di Illanes, Chiarella e Di Gennaro, mentre è tornato dopo gli impegni nel nazionale Blanuta. Da verificare anche le scelte di Zauri tra i pali: fiducia al baby sorrentino o svolta verso il più esperto Jacobucci. E in difesa, Veroli continuerà ad essere una soluzione da quarto di sinistra o tornerà a fare il centrale, lasciando la corsia mancina a uno tra Frascatore, Nzita e Rasi? Così come sono da verificare le condizioni di Drudi, che ha saltato gli ultimi tre match. Sta meglio, ma non è scontato, giochi dal primo minuto col Grosseto. La squadra di Maurizi è ultima in classifica e verrà a Pescara estremamente motivata a fare punti per giocarsi la salvezza ai play-out. Non sono al meglio Boccardi e Moscati, lavoro differenziato per l'esterno Raimo, resta ai box Peretti per un problema alla caviglia.